Posta d'Argento, ci interesserebbe sapere che cosa ha fatto Asia Argento quando l'attore e regista ha tirato fuori il pene. Dalle polemiche di questi giorni si è capito che un maschio può essere solo castrato, Giovanna Re non sembra Wonder Woman e pure il signor Weinstein ha detto no, il complottismo di Massimiliano Parente meno. Riceviamo e pubblichiamo. Lettera 1. Caro Dago, lungi da me fare il complottista, e però, tutti sapevano e tutti tacevano per decenni, frequentando Weinstein anche alla Casa Bianca e ovunque e prendendosi donazioni a fiumi, e quando viene fuori lo scandalo dell'orco cattivo? Poco dopo la vittoria di Donald Trump. Se avesse vinto Hillary Clinton sarebbe successo lo stesso? D'accordo, la storia non si fa con i se, tuttavia chi si becca adesso la Weinstein Company, mettendo le mani su questa Hollywood così ipocritamente sdegnata? Tom Barrack, il potente finanziere amico e consigliere di Trump, il quale a suo tempo si era già pappato la Miramax e attendeva solo di completare l'opera. Una coincidenza, per carità. Ma sembra proprio una puntata di House of Cards. Baci, Massimiliano Parente. Lettera 2. Ci interesserebbe sapere che cosa ha fatto Asia Argento quando l'attore e regista ha tirato fuori il pene. Margherita. Lettera 3. Insomma Dago, non ne va mai bene una, se sei maschio etero, sei sicuramente un molestatore seriale. Se sei maschio omo, gli etero ti prendono per il culo, legge permettendo, ma cosa devi essere per avere un po' di pace, un maschio castrato? Ma. Candide. Lettera 4. Dago Puritano, te pareva che non fosse colpa di Berlusconi la violenza e le critiche piovute sull'Argento che invece di andare a meditare in Asia si è recata a Berlino. Da comiche finali. Cordialità P. Lettera 5. Dagoschi, Asia Argento è meglio del padre. Un horror anche senza il film. A Igor. Lettera 6. Caro Dago, notiziona di oggi. Asia Argento lascia l'Italia. Almeno la smetteranno di parlare di cervelli in fuga dall'Italia. Lettera 7. Caro Dago, dato l'emergente profluvio di denuncia Muliebri contro Weinstein, si faccia avanti chi l'ha scampata, che facciamo prima? Giorgio Colomba. Lettera 8. Caro Dago, Asia Argento, anni di visione berlusconiana della femmina hanno portato all'umiliazione della donna. Invece i film del suo babbo hanno insegnato agli italiani a trattare le donne con rispetto e gentilezza. Gian Morassi. Lettera 9.
caro Dago, Giovanna Re non sembra Wonder Woman rispetto ad Asia Argento, eppure al signor Weinstein ha detto no, pur non avendo nemmeno una porta da cui fuggire. Questione di carattere. Berto.